Gabbers, bentornati alla Bnews. Vediamo insieme le notizie di oggi. Google ha presentato al mondo il suo Chrome OS, il sistema operativo leggero basato su un kernel Linux, i cui sorgenti sono già disponibili online. L'azienda aveva annunciato la sua intenzione di creare un sistema operativo simile già a luglio, creando qualche scompiglio nel mercato. Ora Chrome è realtà, la sua versione definitiva sarà rilasciata entro la fine del 2010 e sarà totalmente gratuito. Il punto di forza di Chrome OS è la capacità di catapultare l'utente in rete in pochissimo tempo. Il fattore velocità è importante soprattutto per le intenzioni future, che vedono l'attenzione posta soprattutto sugli applicativi cloud-based, settore di cui l'azienda sta diventando particolarmente esperta. Gmail, Calendar, Docs saranno quindi parte integrante della nuvola di programmi a corredo di Chrome OS. È il New York Times a lanciare l'allarme e la riflessione nasce spontanea. La natura libera di Internet dovrebbe aiutare a relegare le censure al passato, ma non è così. Il quotidiano statunitense accusa Bing, motore di ricerca Microsoft, di essere sceso a patti con il governo cinese, escludendo dalle ricerche diversi termini e modificandone altri in base alle richieste del Partito Comunista. Ma Bing non è la prima vittima. In tempi non sospetti, anche Google dovette inchinarsi al diktat cinesi, qualora avesse voluto operare nel paese. Cancellò quindi dalle ricerche diverso materiale considerato scomodo, dando vita a quello che viene definito Chinese censorship. Anche EU fu costretta a consegnare al governo alcuni dati sensibili dei propri utenti, aiutando il partito a incarcerare dei dissidenti. Questa purtroppo è la realtà delle cose. Gameloft, la software house francese impegnata nello sviluppo di videogame per cellulari e console portatili, ha deciso di tagliare gli investimenti per la piattaforma mobile sviluppata da Google e adottata da un sempre maggior numero di produttori. Il motivo è che, secondo l'azienda, l'Android Market è troppo debole e Google non ha fatto molto per invogliare i clienti ad acquistare software, al contrario di quanto sta avvenendo invece con l'iPhone, che da solo ha generato il 13% dei profitti di Gameloft nell'ultimo trimestre. Google, dal canto suo, ha appena presentato la versione 2.0 della sua piattaforma mobile e si prevede una sensibile crescita di telefonini equipaggiati Android sul mercato. Se cresce l'uno, cresce anche l'altro, quindi datevi da fare. Anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!